Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Cos'è l'evoluzione? Il desiderio di conoscere le nostre origini è presente in ogni essere umano e quando questo desiderio si spinge alle origini della specie umana incontriamo una teoria, elaborata inizialmente da Charles Darwin, che si interroga sul processo che ci ha portato fino a qui. I dati attualmente a nostra disposizione ci dicono che le prime tracce di vita sulla Terra risalgono a 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. Quella che noi chiamiamo teoria dell'evoluzione studia appunto gli eventi biologici a partire da quel momento. La Terra si è formata invece circa 4 miliardi e mezzo di anni fa e ciò vuol dire che per i primi 400 milioni di anni essa non è stata in grado di accogliere la vita. L'evoluzione è un processo lento che è avvenuto secondo fasi non omogenee. Proprio per la sua lentezza l'uomo non ne ha avuto consapevolezza. La ricerca sull'origine delle specie si basa sul genoma contenuto nei cromosomi di ogni specie e perché gli esseri viventi conservano traccia di questo sviluppo. Accanto alle informazioni che ci provengono dalla genetica, riceviamo altre informazioni, ovviamente, dai reperti fossili. La teoria dell'evoluzione ha mostrato che in alcuni periodi le specie viventi sono andate incontro a fasi di estinzione, cioè avvenuto o per eventi catastrofici o perché si è verificata una sfida tra diverse specie all'interno dello stesso ambiente. La specie perdente si è estinta. Il fenomeno dell'estinzione è fondamentale per il processo vitale perché senza l'estinzione la vita si bloccherebbe. La ricerca di Darwin nacque dall'osservazione del manifestarsi di varianti nelle popolazioni e tali varianti erano casuali. Per quanto l'uomo possa artificialmente incrociare tra loro specie diverse, egli non riesce mai a creare una specie nuova. Nuove specie nascono solo da varianti casuali nel genoma di una specie preesistente. Troviamo qui quelli che possono essere considerati allora i due pilastri della teoria di Darwin. Tutti gli organismi derivano da un gruppo primitivo di organismi, non da uno solo, ma da un insieme di organismi iniziali. E le differenze sono il risultato di due fenomeni biologici, la produzione di varianti e la selezione naturale. La produzione di varianti è un fenomeno ineliminabile e casuale. Oggi sappiamo che tali varianti dipendono da cambiamenti che si verificano casualmente nella riproduzione del patrimonio genetico. Il fatto che avvengano casualmente, secondo la teoria dell'evoluzione, implica una mancanza di finalità nella natura. I cambiamenti avvengono non in vista di un miglioramento. Tra i vari mutamenti che si possono verificare, alcuni hanno permesso ad alcuni esseri di adattarsi meglio all'ambiente in un dato momento storico. La giraffa, per esempio, proviene probabilmente da una specie che si nutriva di foglie, ma che non aveva il collo lungo che caratterizza oggi questa specie. Probabilmente alcuni esemplari di questa specie hanno sviluppato casualmente per una variante genetica un collo più lungo. In quella fase storica potrebbe essersi verificata una mancanza di vegetazione negli arbusti più bassi, pertanto quegli esemplari che avevano casualmente subito una modificazione della lunghezza del collo sono sopravvissuti. Riproducendosi hanno dato seguito alla specie attuale della giraffa. Per quanto la teoria dell'evoluzione si fondi su dati scientifici e non sia in contrasto con la fede, occorre dire che la ricerca è sempre parziale e non tutti i passaggi evolutivi sono spiegabili con certezza. Come possiamo continuare a pensare su questo tema dell'evoluzione? Ecco, assumendo che l'evoluzione si sviluppi per mezzo di cambiamenti casuali e delle estinzioni, quali considerazioni possiamo fare sulla vita e sulla specie umana?